canción. Buonasera, buonasera a tutti dalla San Biagio di Figline Valdarno. Ci siamo, finalmente è giorno di derby fra Pallavolo Piantisco e Uromaglia Valdarno insieme. Per tutti noi che comunque vediamo il volley nel Valdarno, questa non è sicuramente una partita come le altre, proprio perché le due società si conoscono, collaborano, le giocatrici stesse si conoscono e quindi non può essere una partita come tutte le altre. Quindi ci vediamo a brevissimo con la diretta. Speriamo che l'audio sia ottimale, anche perché vi assicuro che qui c'è una palestra che fa rimbombare l'audio in maniera pesantissima. Quindi magari nei commenti fatemi sapere se si sente in maniera decente. Quindi, cominciamo a illustrare i roster, partiamo dalle avversarie, andiamo a parlare insieme. Uno Manetti Giulia, 2 Cori Zoe, 4 Zafini Margherita, 5 Mantelli Valentina, 6 Poggi, 7 Morandini Aurora, 8 Casimiri Sara, 9 Vitalia Arianna, 12 Cicati Elisabetta, 13 Monco Federica, 16 Manetti Linda, 17 Pezzatini Alessia e secondo libero con numero 10 Polsi Alessia. Primo allenatore Marco Lati, secondo allenatore Giacomo Borgogni. Le nostre ragazze invece ormai abbiamo iniziato poi a conoscere, ecco il roster: 2 Baldoni Sara, 3 Gorellini Asia, 4 Tinti Claudia, 6 Botti Giulia, 5 Botti Giulia, 6 Bottina Ruena, 7 Puccetti Teresa.
9 Baldoni Michela, 10 Mario Francesca, 14 Dani Costanza, 16 Gabrielli, Benedetto, 17 Tani Pernilla, 18 Carboncini. Brevemente, allora, questa è la quinta giornata, è l'ultima partita della quinta giornata. Nella giornata di ieri sono stati gli altri incontri, dove spicca sicuramente il risultato, direi clamoroso, della sconfitta di Ponte Felcino sul campo di Trestina che era terz'ultima. Ponte Felcino che ha perso la testa della classifica che vede al comando la Libera del Forte con 13 punti, 12 di Terbi con 12, Ponte Felcino terzo con 11 e quarto una maglia Val d'Avizzano con 9, quinto la Pallavolo Pendisco con 8. Quindi è inutile dire che una vittoria questa sera farebbe balzare una delle due squadre direttamente al secondo o al terzo posto. Quindi riassumendo le risultati di ieri, Riduci di Terbo 3, AST di Nuova Sassi meno 2, Liberi e Forti 3, Bartoncini Forti e Fissi 3 a 1, Autostop 3, Sinatrice Troppo Forte Concino 3 a 1, Antico Pacificio Umbro 3, Convergenza Cuse Siena 2, RP Grosseto 3, Volero Casal dei Pazzi 0. Allora, vediamo un po' se le formazioni previste si sono poi confermate. Cerchiamo conferma, conforto gli occhiali perché non sono più giovanissimo e quindi iniziamo a avere un calo clamoroso della vista. Saluto a metà campo, ripeto, molte di queste ragazze si conoscono. Questo non penso che molti uffici, la grinta che ci metteranno nel portare a casa questo derby. Quindi, assolutamente, forza, Pendisco. Ricordiamo che le nostre ragazze hanno vinto sabato sera contro il RP Grosseto con un bel 3-0. Guardate, molto morale, molto morale all'ambiente. Questo è il nostro primo anno di Serie 2. Un'avventura che stiamo facendo un po' tutti insieme, la società, gli addetti ai lavori, i giocatori stessi. E niente, vediamo un po' il sessetto iniziale. Buttinaru, Gabrielli, Baldoni Michela, Baldoni Sara, Pernilla, Tani, Costanza e Carboncini Rachele. Ciò vuol dire che partiremo sicuramente in P3. Vediamo un po' se vi ha rispettato la previsione. Sono i numeri che sul davanti delle maglie delle ragazze delle maglie non sono visibilissimi, però dovrebbe esserci, sto cercando di vedere se con Mancini, Mantari, Vanetti, Zatini, oggi Casimiro e Morandini come libero. Batte una maglia per andare insieme con Mancini, parte in più per le ragazze di coach Marco Lacchi. Partiamo ragazzi. Primo punto per le atlete di casa. Andiamo sulla ricezione. Mancini di nuovo alla partita. Out!
servizio Costanza Tani. Servizio profondo, la palla non fortissima, Bottinari colpisce, il muro riesce a smorzare e poi ci pensa con il pallonetto. Una maglia, due cambi spaventi. Mamma mia, che tirata di Benedetta che stende, stende in libera, secondo punto per chi non riesco. Andiamo al servizio, Mozart, perdone, al servizio profondo, riesco a ricevere, difendiamo come c'è, Sara. Momento di Bucinaro, difende ancora una maglia, poi non c'è per certo, prova, un perfetto, un intervisto, terzo punto per l'Alenza. C'era Bucinaro, 3 a 3. Buona la decisione del padrone di casa. Direi ottima finalizzazione. Di Poggi, quarto punto per l'inizio. Thank you.
Gennaro, Baldoni, ancora per la Fiorella Michela. Segnano problemi all'audio e stiamo cercando veramente di... Purtroppo questo palazzetto è clamoroso per l'audio. Non riusciamo a... detto al servizio. Palla difesa dal muro per Milatani. Ottavo punto, grande score. Ha servito ancora Benedetta. Difendiamo, oi oi oi, palla, non so, palla gestita. Ora è il momento di non mollare. Mamma mia. Ancora bene il servizio. Riceve in maniera ottima e vogliamo insieme, vanno insieme con un buon primo tempo. Fuori in battuta. Facendo l'alternanza dei liberi, posizione difesa, carboncino. Allora siamo qui. Guarda la ricezione da Buttilaro. La rete! Mamma mia cosa ha preso Carboncino! Pallonetto di Buttilaro.
ora va dato insieme al servizio. Ricezione purtroppo non ottimale di tutti. Dobbiamo un attimino registrare la difesa, siamo almeno al terzo subito. Guarda, ci saranno un attimino. Bella difesa di Carboncini, di palla di Nanzato. Bisogna fare un appoggio, il rischio di... Fatto, 12 volte non si è, 15 volte non si è. Time out chiesto da coach Colaiani. Questa è una partita che sapevamo si sarebbe giocata punto a punto, non ci possiamo permettere nemmeno un secondo di distrazione e secondo me abbiamo già concesso troppo alle attaccanti di Valencia. Ripartiamo sotto ogni uno. Thank you.
quattordicesimo punto di Andy Scott. Della Chiele era la buttonata mirata, una volta che scegliamo in qualche modo vai per Michele è fuori. Vediamo un po' se... Quindi proviamo a fare la telecronaca senza cuffia perché sembra che si senta leggermente meglio senza il microfono aggiuntivo. Peccato. Ventesimo punto da Lorenzo. Maldoni, Butnare. Il muro riesce a... Ancora, ancora, palle in mano. Nostro, nostro, è un'invasione. Sedicesimo punto piano di scopo. Eccolo, diciassettesimo punto. Forza ragazzi, forza che siamo lì. Su che ci siamo! Su che ci siamo! Siamo ancora sotto 3. Costanza! Fa fatica, fa fatica, fa fatica! Ha rimesso una palla! Eccolo! Benedetta per il 18° punto! Timeout Valdani insieme.
Salutiamo la nostra prima fan della Bianchi, e siamo sicuri che anche oggi sarà davanti al televisore per questa diretta. A dirle il vero, è praticamente davanti a tutte le dirette. Quindi un saluto a Deda e a tutti i nostri tifosi, ovviamente. Fatevi sentire anche, se vi va, tramite commento sulla pagina Facebook Valdarno Insieme 20, Pian 18, Costanza Tane. Attenzione, questo è un momento, direi, topico. Bello. Manetti a segno, primo tempo, 21° punto per Valdarno Insieme. Difesa di Rachele, Sara, palla in mano alla Buttinari, che cerca e trova il muro di Valdarno Insieme, 19° punto. Sara al servizio, bello il servizio! Oh, cosa hanno difeso? No, non ci voglio credere. Mamma mia, cosa ha difeso Morandini per Milatani! Ancora! Ma... quando ci vuole, ragazzi! Ancora! Questa è una palla importantissima! No, ragazzi, da non crederci, si è fermata veramente di equilibrio su Nerza. Bel punto, brave, brave, brave! Lo so, gira le scatole perché il punto l'ha fatto Valdarno Insieme, ma bel punto, veramente bel punto, e un paio di difese di Morandini veramente molto molto belle. Michela non riceve benissimo, e questo è un punto di esperienza di Pernilatani, 20° punto Pian di Scuola. Ancora sotto di due, Elena Buttinaro al servizio. C'è un cambio, esce Elena, entra Segorellini, fase molto delicata, entra direttamente in battuta. Questo inizia a essere un punto particolarmente. Capitano in campo in questo momento è Sara Baldoni. Aspettiamo il fischio. 22 Valdarno Insieme 20, grande scoppio. È il servizio di Sara. Difende, riceve bene, ottimo Giulia, Sara per Pernilatani, difende Valdarno Insieme. Oh! Monster block, 21° punto Pian di Scuola. Uscite che sono ancora. Ora mi scusa, ma purtroppo il numero posto sul davanti delle maglie del Valdarno Insieme è illeggibile, quindi sta facendo fatica a riconoscere. Ecco la palla di Gorellini, mamma mia, che sfortunato. Palla gratis che gioca Bendisco. Gorellini, questa va messa dentro per Rilatani. No, non ci posso credere, la palla tocca l'asta. 23° punto per Valdarno Insieme. Eccezione. Gli ultimi due punti da dimenticare, non sta ancora fuori di Michela, più tre e soprattutto set point Valdarno Insieme. Riceve Ragorellini e Michela.
ventiduesimo punto. Benedetto, buono, attenzione. Primo set per Valdarnuzia, 25-22. Ritorniamo in diretta dal Pala San Biagio. ...1-0 per andare insieme. Partiamo con Michele al servizio. Buona decisione. Andiamo insieme. Ottimo. Ottimo l'appoggio di Manetti. Primo punto per Valdarnuzia. Al servizio Costanza Tani. Al servizio lungo linea. Ricevono ragazzi di Lapi.
del diagonale di Butnaro, difesa, Montella, wow, ottima difesa di Chiara Baldoni, non basta, secondo punto per andare insieme. Benedetta, ok, invasione di Mantelli. Sara, la nostra palleggiatrice al servizio. Buona la ricezione. Andiamo insieme. Difendiamo con Michela. Pernilla, mamma mia, ancora un'ottima difesa di Valdano insieme, pallonetto di Elena Butinaro, ancora un altro pallonetto che non va a segno, una volta va a segno l'attacco di Mantelli che cerca e trova il muro di Pianisco. 3 Valdano insieme, 2 al lavoro Pianisco. Errore di ricezione per Carboncini, questo permette un appoggio direi agile a Valdano insieme. Quarto punto. E dentro. Errore di valutazione di Butinaro. Quinto punto per Valdano insieme. 5-2. Centro, primo tempo. In questo momento il ragazzo di Lapi ovviamente riesce tutto, è anche vero che noi stiamo commettendo alcuni errori. Errore di ricezione per Giulia Motti. Settimo punto. Passivo inizia a essere pesante, siamo sotto 5. Time out per il disco. Uscire da questa rotazione, invertire la rotta perché così non possiamo andare. C'è un fallo di Valdano insieme. Il pubblico di casa non gradisce, ce ne faremo una ragione. Terzo punto del Pandisco. Mantelli cerca prova. Non piazzato benissimo di Pianisco, ottavo punto. Non riusciamo a riuscire a ricevere bene,
e neanche ad attaccare, veramente un momento molto critico dell'incontro. Murata, benedetta. Probabilmente anche psicologicamente ci stiamo facendo prendere un attimino un po' dalla troppa tensione. Questo fallo. Undicesimo punto Pian di Sco. Colaiani sta protestando contro la decisione dell'arbitro, si becca un giallo. Onestamente ha chiamato un po' al limite comunque. Gira tutto bene in questo momento a guardarlo insieme. Non riusciamo a impostare altra palla gratis data a Valdarno insieme. Un errore di Romanetti. Quarto punto per Pian di Sco. Siamo 11-4 per i padroni di casa. Il muro di Pernilla Pane. Errore di ricezione per Michela. Cambio, esce Michela. Entra Asia Gorellini, 13-4, passivo pesantissimo. Acquistare un po' di serenità perché non siamo per niente sereni. Capisco il passivo, però già questa è una squadra che praticamente gioca a memoria. Ora un buon primo tempo di Manetti, 14° punto per Pian di Sco, per Valdarno insieme. Sesto punto per noi. Gorellini al servizio. Una buona ricezione per Valdarno insieme. Brutto errore che consegna il 15° punto a Valdarno insieme. 15 Valdarno insieme, 6 Pian di Sco.
piste da sfruttare. Niente, non va la faste di Costanzo Tani. A muro era la Buttenaro, attutisce l'attacco del Valdano Insieme. Pallonetto, difende Valdano Insieme, altro pallonetto, Valdano Insieme va a punto. 16° punto per Valdano Insieme. Quelli che sentite sono ovviamente i sostenitori della squadra di casa, anche perché i nostri sono 10 di numero, e non è un modo di dire, ma è proprio 10 fisicamente. A 7. Ancora manetti al servizio. Ci siamo spente. Brutto dirlo, ma Baldone al servizio, rientra Gigliabotti come libero di difesa. Fuori. Servizio lungo. Difende, riceve la Bottenaro, prova un attacco ma buona. Passivo pesante, pesantissimo al momento, 12 punti, 11 ore dopo questo punto di Pernilla Tani. Era una Buttenaro al servizio, muro di Benedetta, finalmente ripeto, è sicuramente una questione anche psicologica, perché non possiamo essere queste, anche perché abbiamo dimostrato di essere ben altro. È vero che da qua su siamo tutti allenatori, quindi ha battuto, c'è un'invasione da parte di Valdano Insieme. ...21-11... Pezzatini ha difeso una palla praticamente andando in tribuna. Non è bastato per andare a segno.
per Nilatani, per il dodicesimo punto, 12 per noi, 21 per Valdarno Insieme. Oggi prende l'asta. Tredicesimo punto. Dai ragazzi, su. Anche la palla del 25esimo non tocca terra, non è finita. Bel servizio di... Difendono in qualche modo, palla gratis a giocare. Non so se era fuori. Mani out il punto di Pernilatani, 14esimo punto. In compenso da Montevarchi mi informano che abbiamo vinto il primo set con l'under 18 25-11. Siamo sotto 7. Benedetta al servizio. Questo anche nel primo set è stata una rotazione che ha dato molto fastidio agli avversari, vediamo di poterla sfruttare ancora. Bella palla, Poggi prova a riceverla. Bello il sottacco di Poggi. Praticamente senza muro, 22-14. Ottima ricezione di Butinaro, palla in mano a Sara che l'appoggia per la serve per Nilla. Nel nulla poi il muro di Figline. Servizio di Pernilla, tocca al net. Tacco di Valdarno Insieme. Fuori, dentro. È dentro, si è corretto il coach Lapi, era molto molto sportiva. 22-16, ancora per Nilatani al servizio. Scatto dal servizio, qualche problema di ricezione, prova l'attacco Poggi, tirata da Gabrielli. Mamma mia, Gorellini trova il muro di Valdarno Insieme, la pipe violentissima di Valdarno Insieme, ancora Gorellini, ancora Murato, oh, giochiamo una palla gratis, infatti 23esimo punto Valdarno Insieme. Parallela di una violenza allucinante di Costanzanoni che colpisce Morandini. Io con una botta del genere sarei tranquillamente, avrei già salutato la curva. Morandini si è rialzata come se niente fosse. Manetti non passa, palla per Butnaru, non perfetto, ha provato una parallela d'esperienza.
24esimo punto per Pianisco e per Valdarno insieme. Set point. Difende Valdarno insieme in qualche modo, ancora Sara Baldoni. C'è un'invasione, attenzione, ci sono state delle giocate veramente a fila rete, impressionante. Comunque nessuno dei due arbitri ha ravvisato il fallo di invasione, fortunatamente il pallonetto è andato a segno, altro set point per Valdarno insieme. Mano, out. Per Manetti. '25-18. Valdarno insieme 2. Pianisco 0. Adesso è dura, ma come sappiamo bene della pallavolo non è mai detto l'ultima parola, quindi mi raccomando, anche da casa, massimo tifo per le vostre ragazze. Sapevamo che sarebbe stato un derby caliente e in effetti sta rispettando tutte le aspettative.
Eccoci di nuovo in diretta. Fast di Costanzo Tani a segno. Speriamo sia veramente di buon auspicio. Dai Costi, forza, forza ragazzi. Il sestetto è sempre il solito, buona la ricezione di Valdano Anziano, attacco di Giovanetti a segno, uno pari. Via, abbiamo difeso in qualche modo anche adesso a muro. Baldoni per Butnaru, viene rimurata anche lei, ci riprova. Mamma mia, bene, 3-1. Sotto 2-0. Dobbiamo veramente giocare tutto per tutto, non è inutile, non c'è più tempo per... È lungo il servizio, è lungo il servizio. Non ci possiamo permettere di sbagliare servizi. Una palla che in qualche modo Elena è riuscita ad arpionare. Stavolta non c'è presa. No, ok, ero convinto che Morandini avesse preso anche questa. 4-2. Casimirri, primo tempo di Casimirri, un attacco violentissimo, fuori di un soffio. 5-2 per noi. Butnaru al servizio. E va bene anche questo ragazzi, va bene anche questo. 6-2, Piandiscò, l'Api chiama il time out. Butnaru al servizio, terzo punto per Valdano Anziano. Valentina al servizio, murata Michela, attacco quarto punto per Valdano Anziano.
Locatelli al servizio. Ok. Chiediamo il video check, no, ovviamente non c'è il video check. No. La palla è fuori, 7-4 per Piandisco. Benedetta al servizio, questa è. Mani fuori, punto per Valdarnizia. Casemirri al servizio, quinto punto per i padroni di casa. Buona la ricezione di Butnaro, la palla per Tornio Graffano, a 8-5. Dobbiamo cercare, so che veramente dico un'ovvietà, me ne scuso, ma dobbiamo cercare di migliorare il fondamentale di ricezione e cercare di dare la palla in mano al palleggiatore nel miglior modo possibile. Due secondi dopo avrei aggiunto, giuro che dovevamo stare attenti anche al fondamentale del servizio. L'abbiamo appena sbagliato. Siamo sempre avanti di due. Riceve Costanza Tano, questa volta una buona palla di Sarti che ci regala il nono punto. Michela, mamma mia, molto lunga, ce la facciamo con il muro, la palla a chi? La palla non, forse era per una, non so. Difendiamo, Michela difende, in bagger per Milla, per Elena. Settimo punto per Valdarnizia. Ha fatto fallo Sara. Ottavo punto. Tentazione di colpire, di appoggiare una palla è stata troppo grande. Pubblico rumoreggia per una possibile doppia e visto l'entità del rumore sicuramente non erano i tifosi di Piandisco. Il servizio di Costanza Tano, assegno ace, 11-8 più 3. Bella palla arpionata in qualche modo dal muro, difesa di Calassa. Nono punto per Valdarnizia. Thank you.
come si può sentire, il pubblico non gradisce. Capitan Casimirri va a colloquio con l'arbitro, questo non cambia la situazione. 12° punto per Piandiscò. Calda, l'atmosfera è molto calda, a prescindere dalla temperatura interna di questo palazzetto che al momento è intorno ai 73 gradi. Ci ha appena salutato passando un'iguana. Poi ovviamente è molto calda anche in campo, specialmente le panchine, ora niente di particolare, ma un po' di spettacolo fra i componenti delle panchine. Pernilla cerca di... Bel muro di Benedetta, un bel selfie. 13° punto. Qui ragazzi ci vuole gli attributi, ci vuole la garra sudamericana, ci vuole veramente quel fattore in più. Questo è fuori, dentro. 6, che vuol dire? Ok, c'è una invasione. Un'invasione nostra di Benedetta, era avvisata dal secondo arbitro, peccato perché l'attacco era fuori. Questo fa male, questo, come sentite dal sottofondo, questo è un muro molto apprezzato dai tifosi locali. 12 andare insieme, 13 Piandiscò, eccezione di Carboncini, non incide l'attacco di Pernilla Tania. Buona la difesa di Carboncini e buona a questo punto l'attacco di Nicola, che cerca di trovare il muro di Valdarno insieme. 14 Piandiscò, 12 Valdarno insieme. Benedetta al servizio, punto ragazzi, punto, è una battaglia, dobbiamo veramente lottare. Segno Poggi, nulla poi il nostro muro, 13° punto, una bella squadra, Valdarno insieme, tutta onestà, oggi si sta dimostrando veramente una squadra solida. Quattordicesimo punto per la squadra di casa, ci hanno raggiunto 14 pari. Mamma mia, cosa hanno difeso. Palla gratis, vediamo su chi la gioca. Eccola. Difendono anche questa. Invasione. Invasione di Pecciatini. Altro aggiornamento da Montevarchi, la del 18 conduce per 2-0, vinto il secondo 25-18. Bel servizio di Pernilla Tani. Non l'ha toccata, non c'è tocco a muro, 16° punto. No, dai, questa no, però...
peccato. Undicesimo punto praticamente appoggiato dall'attacco di Valdarinseni, la nostra difesa non era disposta in maniera corretta. Siamo sempre avanti di uno. Butnaro difende, difende Valdarinseni. Mamma mia ragazzi, una palla a fil di rete veramente bella. Sempre. Sportivo Coach Lapio, e segnala subito. Io da qui francamente, a parte che vedo male anche i numeri, immaginatevi una schiacciata in diagonale in questa maniera. Quindi 17-15 per noi. Michela Baldoni al servizio, Morandini, ottimo. E niente, buona la difesa di Pernilatani, ma purtroppo ha difeso nel nulla perché qualcosa non è scattato nelle nostre reserve. Valdano Insieme non ha bisogno decisamente di questi regali, assolutamente. Pallonetto, Morandini, ora attendiamola. Complimenti a Morandini, ha fatto una difesa veramente allucinante. Brava. Brava. Quando ci vuole ragazzi. Cosa vuol fare? 17 pari. Fallo di formazione. Oi oi oi. Fallo, fallo, fallo. A 17. Queste no ragazzi, queste no, queste no. Michela, Sara, out, out il passo di Costanza Tani, il passo di Valdarno, avanti di due. Score 20-17. Qui ci vuole veramente, come cantava Tiziano Ferro, ci vuole calma e sangue freddo. Non c'è bisogno di perché siamo stati avanti praticamente tutto questo terzo set. Forza Inter! Venti a 17. Pari. Come si è sentito dalle urla di Coach Lapi, non è stato proprio apprezzato questo errore. Deve essere un paio di no urlati. No, e noi siamo educati, abbiamo reso il favore, dai, abbiamo reso il favore a Valdarno Insieme. Perfetto, bene, 21-18. Yes!
veramente non so stamani mattina che cosa abbiano mangiato a colazione. Ventiduesimo punto, stanno veramente difendendo l'impossibile. Bravo. 22-19, sarà al servizio. Insieme a due punti dal match. Era la Butinero al servizio. Buona la difesa di Giulia Botti. La palla di Michela che in qualche modo mette in terra. È buona. Non va il pallonetto di Benedetta, anche perché provaci Michela, va picchiata ora, no? difesa ancora di Valgarno insieme. Point per Valdarno insieme. Mantiene il servizio. Difesa, altro attacco di Pernilla Tani, toccato dal muro, stavolta mura Benedetta, si riprova ad andare insieme. Buona la difesa di Rachele, ancora fuori, nulla, difende Butinaro. E Valdarno insieme, mura, il 5° punto. 3-0, con i parziali di 25-22, 25-18, 25-20. Un applauso a tutte e due le squadre, è stato un bel derby. Ovviamente c'è un po' d'amarezza per quanto riguarda la nostra squadra, però è un bel derby. Quindi complimenti a entrambe le squadre, forza ragazze, nessuna da... La prossima settimana ci rimetteremo subito al lavoro per riprendere la nostra strada senza drammi. Io vi ringrazio, anche stasera siete stati veramente tanti, spero di avervi tenuto compagnia. Ci vediamo sabato prossimo con la partita in casa contro la Liberi Forti. Quindi vi saluto, un saluto da Andrea Pacchia e a sabato prossimo.